Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. Buonasera. Successo ieri per il secondo di Giovedì sotto le stelle, tradizionale manifestazione organizzata dal Comune e dal Comitato Commercianti del Centro Storico. Centinaia di persone in Piazza Garibaldi hanno assistito allo spettacolo Sassuolo che balla, che ha visto esibirsi sul palco gli allievi delle scuole di danza sassolesi. Tornano, dopo anni di stop, le serate estive nella corte del Castello di Montegibbio. Ogni mercoledì e sabato, a partire dal 15 luglio, infatti, il Circolo Boschetti Alberti e il Centro Turistico Giovanile organizzeranno cene e musica dal vivo. Per l'occasione saranno anche visitabili l'acetaia comunale, la chiesa e la raccolta archeologica. Il Comune ha richiesto circa 300.000 euro al Ministero dell'Istruzione per effettuare lavori sugli edifici scolastici comunali. I fondi provengono dall'8x1000 per l'edilizia scolastica. La procedura, una volta in porto, dovrebbe garantire lavori al Nido Sant'Agostino e alla Scuola Media Ruini. Passiamo allo sport. Presentati e già in ritiro col resto della squadra i due nuovi acquisti del Sassuolo Calcio, Matteo Politano e Lorenzo Pellegrini. Ecco le loro parole ai nostri microfoni. In una società che ha dichiarato di voler puntare sui giovani italiani, quindi dovrebbe essere una sfida ancora più stimolante, no, per te? Sì, questo è un insomma, modo di pensarla veramente, veramente importante, dato che non tutti in Italia la pensano in questa maniera, e sono contentissimo anche perché facendo così si crea veramente un bellissimo gruppo all'interno dello spogliatoio, ci hanno accolto benissimo, anche più grandi, quindi sono veramente contento di essere qui. L'ambiente qui è molto tranquillo, quindi è sicuramente... è stata la soluzione migliore per poter crescere e per poter diventare un giocatore, insomma, dato che questo è il primo anno di professionismo, a parte i 5-6 mesi fatti con la prima squadra della Roma. Questa è la mia prima avventura e sono estremamente contento di aver preso la scelta del Sassuolo. Tatticamente abbiamo parlato con il mister, posso giocare sia a mezzala che mediano davanti alla difesa, ma questa è una decisione che insomma prenderà il mister, io mi farò trovare pronto in qualsiasi situazione. Sono felicissimo di essere arrivato qui, perché comunque è una piazza molto importante con grandi obiettivi, e comunque volevo ringraziare Pescara che mi ha permesso di crescere e arrivare fino in qui. Mi approcci con i metodi di allenamento di Francesco, per quello che hai potuto vedere, come sono? Sono come te, li aspettavi, più duri? Sì, no, comunque il mister usa un metodo di lavoro diverso comunque magari da quello che adoperavo io a Pescara, però comunque siamo abituati comunque a giocare un 4-3-3, perché comunque a Perugia giocavo in questo modo. Per me è la prima esperienza, sicuramente davanti ho due giocatori fortissimi, ma io ce la metterò tutta per migliorare e per cercare di tagliarmi il mio spazio. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, l'appuntamento a lunedì. Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile.